Buonasera, giovedì 16 gennaio, ben ritrovati con questa edizione di Infostudio che si apre con la cronaca, perché oggi è arrivata la conferma definitiva che sono di Rosario e Salvatore Manfreda, 68 anni il primo, 35 il secondo, padre e figlio. I corpi trovati nel settembre scorso a Mesoraca sono stati gli accertamenti biologici eseguiti attraverso il loro DNA dai carabinieri del RIS di Messina a stabilirlo. Rosario e Salvatore Manfreda erano scomparsi il giorno di Pasqua dell'anno scorso, del 2019, e l'ipotesi che subito era stata fatta, qui vedete gli accertamenti con i cani molecolari e le strade, poi i luoghi nei quali è avvenuta la sparizione, perché lì il padre e figlio erano proprietari di un terreno. L'ipotesi che subito era stata fatta dai carabinieri era che i due fossero stati uccisi e i loro cadaveri fatti sparire. Poi questa ipotesi è stata confermata dalle indagini, tanto che per il duplice omicidio sono stati arrestati un altro padre e un altro figlio, Pasquale e Salvatore Emanuele Buonvicino, 53 e 21 anni, mentre c'è Pietro Lavigna, un terzo arrestato di 51 anni, che è invece accusato solo della soppressione dei cadaveri. Il movente del duplice omicidio sarebbe da ricondurre a contrasti per confini di terreni tra la famiglia Manfreda e la famiglia Buonvicino. Veniamo alla politica, mancano 12 giorni alle elezioni regionali e si può dire che ormai il dodicesimo alla fine, insomma, è quasi passato. La campagna elettorale continua ad andare avanti e anche oggi, come è avvenuto la scorsa settimana, i leader del centrodestra sono stati in Calabria. Giorgia Meloni questa mattina a Crotone, mentre vi parliamo è in corso, sta per iniziare probabilmente su Corso Numistrano, il corso principale di Lamezia Terme, il primo degli appuntamenti di Matteo Salvini, che domani sarà per tutto il giorno nella nostra regione, a Catanzaro ed Ariace in mattinata, a Gioia Tauro, Spezzano della Sila e Corigliano Rossano invece nel pomeriggio. La Meloni oggi a Crotone ha incontrato i giornalisti, ha fatto tappa al mercato principale, poi ha incontrato i giornalisti per ribadire, come già aveva fatto al Teatro Comunale di Catanzaro, che Fratelli d'Italia ha intenzione di insistere e molto sulle infrastrutture, per invitare la politica, possibilmente il centrodestra se vincerà, ad avere una visione di lungo respiro, cioè a fare delle scelte, dice, anche se poi a raccogliere i risultati sarà chi arriva dopo di noi. E circa le deleghe, a domanda precisa sull'assessorato all'agricoltura che, lo sappiamo, Salvini ha chiesto per sé, ovvero per la Lega proprio in Calabria, dice: vediamo prima come vanno le cose e poi si penserà a persone ed incarichi. In Calabria stiamo trovando molto entusiasmo, molta voglia di cambiare, molta consapevolezza anche dei problemi che ci sono, dei problemi che vanno risolti. Mi ha colpito che le prime due signore che ho incontrato stamattina al mercato di Crotone parlavano di infrastrutture, un tema che Fratelli d'Italia ama, cioè che segue, è la nostra priorità, ma un tema che non funziona sempre bene nelle campagne elettorali. Certo, per qualcuno è stato più facile venire qui a dire: vi diamo 780 euro al mese se non lavorate. Noi pensiamo invece che la prima sfida da vincere in Calabria sia la sfida infrastrutturale, soprattutto in un territorio come questo. Io non sono d'accordo quando Conte mi dice che è contento di aver destinato il 34% della spesa infrastrutturale al sud. Io penso che il sud abbia un ritardo tale per cui il 34% di spesa infrastrutturale non è più sufficiente, bisogna arrivare al 50%. Qui basterebbe semplicemente rendere questo territorio competitivo con il resto del mondo. Si può fare, servono soprattutto le infrastrutture, serve valorizzare il turismo. Qui non c'è un assessore al turismo da più di 10 anni, ma di che stiamo parlando? In una terra come questa? Ecco, ci sono delle cose abbastanza semplici che si possono fare con un po' di buona volontà e facendo una scelta che chiaramente bisogna avere il coraggio di fare. Fare cose rispetto alle quali il politico attuale potrebbe non avere il vantaggio immediato. Magari tu fai una grande strada e il nastro lo taglierà un altro, è il motivo per cui finora si è scelto di non farlo, però cambi davvero il destino di questa terra. Meloni, è stata una gara a disamministrare tra centrodestra e centrosinistra, entrambi hanno avuto responsabilità, diciamo, in tempi pari negli ultimi 20 anni. Cose semplici che però di buona volontà, basterebbe la buona volontà, poteva esserci anche prima. Qual è la proposta nuova? E poi voi avete, non avete guerreggiato per il candidato alla presidenza. Salvini avoca a sé anche la carica di assessore all'agricoltura, turismo e agricoltura sono i settori fondamentali, che ne pensi? Guardi, penso che gli assessori si fanno alla fine della campagna elettorale, prima bisogna vincere.
Poi bisogna vedere che ruolo hanno avuto i singoli partiti e poi si decide quali siano le figure migliori per ricoprire quali incarichi. Io non vengo qui a dire quali assessori pretendo per Fratelli d'Italia, io vengo qui a dire che cosa si può fare per l'agricoltura, per le infrastrutture, per la famiglia, per ogni ambito di cui questa regione ha bisogno. Poi sui ruoli, i nomi, le poltrone avremo, diciamo, tutto il tempo per parlare quando sarà. Intanto dobbiamo concentrarci per vincerla questa campagna elettorale, perché per quanto io sia chiaramente ottimista sul risultato, non do mai le battaglie vinte in partenza, prima le combatto e poi le vinco. Dopodiché, su quello che si può cambiare, quali sono le proposte nuove, qui drammaticamente non c'è bisogno di proposte nuove, cioè io vengo qui a parlare di una variante alla SS106 per la quale ci sono state 22 delibere. Cioè qui basta fare cose che tutti sanno che darebbero una scossa e che non si sono volute fare per responsabilità diffuse anche di una classe dirigente calabrese, per carità, anche la classe dirigente nazionale, però forse magari costruendo anche una filiera tra il governo regionale e il governo nazionale, avendo una convergenza anche di vedute e di responsabilità, forse qualcosa può cambiare. E anche per venire incontro alla situazione strutturale, ovvero alla debolezza dei conti, in modo particolare della Regione Calabria, che abbiamo abolito il ticket, che aboliremo il ticket, l'ha detto oggi sulla 7 a Coffee Break il Ministro della Sanità Roberto Speranza. Veniamo da 15 anni di definanziamento della sanità pubblica, ha detto Speranza, in cui sono stati messi pochi soldi, mentre quest'anno in manovra di bilancio il trend è stato invertito con 2 miliardi in più sul Servizio Sanitario Nazionale. Gli anni di definanziamento, ha detto ancora il Ministro, hanno prodotto il fatto che le regioni più solide, più forti, hanno spesso con fondi propri offerto diritti che altre regioni non hanno potuto garantire. Il super ticket che il Governo sta abolendo nessuno lo pagherà più dal 1 settembre. E poi ha fatto l'esempio dell'Emilia, che regione forte, guarda caso poi mettendo a confronto le due regioni in cui fra 12 giorni si vota. L'Emilia, ha detto Speranza, che è una regione forte, con soldi propri era riuscita ad abolire il ticket. La Calabria, che è più debole e non aveva le stesse risorse, non c'è riuscita. Ciò significa che la stessa visita specialistica, ad esempio una radiografia, scusate la mammella, in Calabria costava 46 euro e in Emilia 36, ora costerà 36 euro in tutte e due le regioni. È una scoperta che potrebbe cambiare il modo di approcciare e di curare, prevenire l'infarto del miocardio, quella fatta da un'equipe tutta italiana guidata dal professor Violi del Policlinico Umberto I di Roma. È una scoperta di cui terranno conto, per esempio, anche operatori ed i medici della nostra eccellente cardiologia, perché ci sono in Calabria, lo sappiamo, il Sant'Anna Hospital, il Policlinico Universitario di Germaneto, delle strutture assolutamente all'avanguardia. Una scoperta che riguarda la presenza nelle persone colpite da infarto nella fase acuta di Escherichia coli, uno dei più noti batteri intestinali, e questo forse anche a causa di una maggiore permeabilità nella fase appunto dell'infarto del nostro intestino, ahi noi. Se questa scoperta produrrà risultati lo sapremo presto e potrebbe anche portare alla individuazione, alla somministrazione di un vaccino per prevenire gli eventi fatali. Una scoperta tutta italiana, perché nel nostro paese si sono svolti gli studi ed è italiana e la squadra di scienziati che l'ha condotta, potrebbe rivoluzionare la lotta alle malattie cardiovascolari e in particolare la prevenzione dell'infarto. La scoperta è frutto di una ricerca effettuata da una squadra di cardiologi, cardiologi interventisti, anatomopatologi, patologi clinici e biologi su 150 pazienti e guidata dal professor Francesco Violi, direttore della prima clinica medica del Policlinico Umberto I di Roma. In sostanza, nel sangue dei pazienti colpiti da infarto e più ancora nell'arteria ostruita che l'ha causato, favorendo il trombo coronarico, sono presenti grandi concentrazioni di Escherichia coli, uno dei più noti batteri intestinali, e dunque la teoria che quest'ultimo possa essere complice del processo che porta alla necrosi del tessuto cardiaco. La scoperta, pubblicata dall'European Heart Journal, potrebbe gettare le basi sia per un vaccino preventivo antinfarto per gli individui a rischio, sia per le terapie mirate da somministrare in fase acuta. Il professor Violi ha spiegato che si è partiti da un'intuizione, ovvero quella secondo cui alcuni batteri intestinali potessero avere un ruolo nello sviluppo dell'infarto. Lo studio, durato 4 anni, ha portato a constatare che i pazienti con infarto acuto presentavano alterazioni della permeabilità intestinale ed appunto la presenza delle Escherichia coli nel sangue e nel trombo.
La scoperta dei ricercatori italiani è coerente con quella fatta da alcuni loro colleghi statunitensi che hanno trovato diversi batteri intestinali nel sangue di pazienti infartuati. Del campione dei 150 pazienti analizzati, un terzo aveva un infarto in corso, un terzo era formato da cardiopatici e il residuo terzo da individui sani. Escherichia coli è stato rinvenuto solo nel sangue dei pazienti giunti in ospedale con infarto acuto, mentre non era presente nel sangue né di soggetti cardiopatici a rischio di infarto né di soggetti sani. Gli esperti hanno poi studiato l'infarto su alcuni topolini cui è stato iniettato il batterio intestinale e hanno visto che anche nel modello animale il batterio si ritrovava nelle maglie del trombo. Infine, hanno visto che è possibile fermare l'infarto a livello sperimentale con una molecola specifica che impedisce al batterio di legarsi con cellule immunitarie presenti nell'arteria in cui si sta formando il trombo. Ora, i prossimi passi saranno quelli di vedere se l'inibitore testato sugli animali possa diventare una cura d'urgenza per bloccare la formazione del trombo e se un vaccino specifico contro Escherichia coli possa funzionare nella prevenzione dell'infarto. Ogni anno 100.000 italiani sono colpiti da malattie cardiovascolari, infarto ed ictus le principali, con ripercussioni gravi sia a livello sociale che economico per il costo che le cure e la lunga degenza comportano. Un uomo di 69 anni è stato fermato, adesso si trova agli arresti domiciliari ad Amaro, in località 40, dai carabinieri, che a bordo della sua auto hanno trovato circa mezzo chilo di marijuana, 438 grammi suddivisi in 19 involucri di cellophane, state vedendo che si trovavano sotto i sedili. Inoltre sono state scoperte anche 6 cartucce 9x21, 6 cartucce per fucile e 4 cartucce calibro 12. E a Cirò, uno dei comuni della sua nuova, della sua prima, perché poi è la prima volta appunto che ricopre la carica di arcivescovo della sua nuova arcidiocesi, Monsignor Angelo Panzetta, domenica 5 gennaio, abbiamo mandato in onda appunto la cerimonia di ingresso del nuovo presole, del nuovo pastore della Chiesa Crotonese, sta visitando tutti i comuni appunto del territorio dell'arcidiocesi e questo è l'incontro con Cirò, raccontatoci da Giuseppe Laratta. La comunità di Cirò ha accolto a braccia aperte Monsignor Angelo Panzetta, nuovo arcivescovo di Crotone Santa Severina, che ha iniziato le visite in tutti i centri dell'arcidiocesi. Un abbraccio caloroso da parte non solo delle istituzioni politiche, religiose e militari, ma anche e soprattutto della gente, che nel tardo pomeriggio di martedì ha voluto portare il saluto al nuovo pastore, con tanti bambini che hanno preparato anche dei cartelloni di benvenuto. Monsignor Panzetta ha poi celebrato la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, insieme a Don Matteo Giacobbe, che proprio in questi giorni ha festeggiato il ventennale del suo sacerdozio, un momento molto importante che ha reso ancora più gioioso questo giorno di festa per la comunità cirotana. C'è un grande calore dal punto di vista umano, però anche della fede, perché c'è attenzione alla parola di Dio, disponibilità a camminare sulle orme del Signore, questo rallegra il cuore, si vede il lavoro di chi ci ha preceduto, ringraziamo il Signore e soprattutto abbiamo fiducia per progettare il futuro. Un'ultima cosa, questa mattina è andato a visitare i detenuti alla casa circondariale, c'è bisogno di una parola di conforto, c'è bisogno della vicinanza del pastore di questa comunità? Sì, ho voluto proprio che tra le primissime istituzioni da visitare ci fosse il carcere, perché ritengo che quello sia un laboratorio di speranza, in quanto lì le persone possono veramente, con l'aiuto di Dio e delle istituzioni, rimettersi in piedi e immaginare un futuro. Devo dire che ho trovato una bella istituzione, un buon clima, delle strutture accoglienti. Diciamo, mi ha dato consolazione questo incontro. Don Matteo, è un giorno emozionante per la comunità di Cirò, il nuovo arcivescovo viene a fare visita, quali sono le sensazioni che si avvertono? Allora, è un popolo cirotano molto accogliente, in questo momento gioisce ancora di più perché l'arcivescovo ha accettato subito questo mio invito, perché oggi è una giornata particolare, sono i 20 anni di ordinazione sacerdotale.
E in questa giornata la comunità che mi sta accompagnando da circa un anno, anche se le difficoltà non mancano, però ci sono tante gioie, tante prospettive, tante attese, e una di queste è proprio la presenza del Vescovo che deve sostenerci nel cammino. Ecco, qual è l'augurio che vuole rivolgere alla comunità insieme al nuovo pastore dell'Arcidiocesi? Bene, siamo chiamati tutti a crescere nel cammino di fede. E la maturità di fede noi la possiamo raggiungere solo se c'è comunione fra di noi. Un presbitero non può camminare da solo, e deve essere unito al suo vescovo. E in questo momento Monsignor Angelo diventa per me padre nel cammino di fede e io dovrò essere uno dei collaboratori suoi, come i tanti presbiteri che siamo nell'Arcidiocesi. Il weekend che arrivare torna alla Serie B dopo la sosta, ma i tifosi di Crotone e Cosenza dovranno aspettare fino a lunedì sera, perché la gara del San Vito, appunto, tra i rossoblù Silani e quelli ionici sarà il posticipo della prima giornata di ritorno. E oggi sono stati designati gli arbitri. Il direttore di gara sarà Battista Di Molfetta. Battista Di Molfetta è lo stesso arbitro che diresse la partita di ritorno il 7 aprile scorso e che fece fra l'altro anche qualche errore piuttosto evidente e causò numerose polemiche, soprattutto sul fronte crotonese. Il gol annullato a Simi ad un minuto dalla fine, gol che non era da annullare, le espulsioni di Golemic da una parte, dall'altra parte venne espulso Maniero, ci furono lunghe squalifiche per i giocatori, anche per il medico sociale del Crotone. Era forse non opportuno scegliere proprio l'arbitro pugliese per questa sfida, diversamente si è regolato il commissario della CAN di Serie B, Emidio Morganti. Queste le parole, ormai siamo davvero alla vigilia, di due probabili, quasi certi protagonisti, il difensore del Crotone Ivan Golemic e il centrocampista Mattia Mustacchio. Abbiamo lavorato bene, abbiamo messo forza nelle gambe, ci siamo ripresi, vacanze sono finite e quindi con grande entusiasmo cerchiamo di affrontare queste partite che ci arrivano. Avevamo, diciamo, il gioco c'era sempre, ci sono mancati un po' di risultati che abbiamo analizzato, abbiamo avuto anche mancanza di giocatori importanti per noi, abbiamo calato anche un po', ma comunque, come hai detto, tre ultime vittorie importanti, siamo tornati in su, in classifica, dove vogliamo restare. Ci aspetta una partita difficile come tutte di questo campionato. Comunque derby come derby con Cosenza è una partita speciale per noi che penso che andiamo a confrontare con massima serietà e con massima voglia di fare un risultato. Non vedevamo l'ora di ricominciare, perché questo girone di ritorno, diciamo che sarà un altro campionato ancora più importante di quello del girone d'andata e decreterà, insomma, i risultati finali, quindi non vediamo l'ora di cominciare a giocare per cominciare a mettere i primi punti nella nostra classifica. Sappiamo dell'importanza di questa partita per i nostri tifosi, per la città, quindi a maggior ragione dovremo essere molto intelligenti, sappiamo le qualità loro, le stiamo studiando e ci prepareremo al meglio. Sappiamo che è una partita fondamentale, ma voglio metterla anche più in grande, fondamentale proprio per il nostro campionato, cominciare bene, cominciare con i primi tre punti, quindi con la consapevolezza nei nostri mezzi, ma con massima umiltà e cattiveria, quella che ci ha contraddistinto in questo girone d'andata, anche nei momenti difficili, quindi sarà una partita tosta, ma ce la metteremo tutta. Adesso rientreranno anche i ragazzi che erano infortunati, siamo quasi al completo, quindi insomma di buon auspicio per il girone di ritorno. Per quanto mi riguarda sono contento che nell'ultima parte sono riuscito un po' a far vedere ancora di più magari quello che posso dare ai miei compagni, allo staff, a questa città, ma so ancora che posso migliorare ancora tanto, quindi c'è la mia massima disponibilità e voglia proprio per cercare di dare ancora di più. Ed è il momento della rubrica Io scelgo Calabria.
Oggi siamo nella piana di Rosarno Gioia Tauro, di preciso a Taurianova, e stiamo per visitare un laboratorio artigiano nel quale viene prodotto il torrone di Taurianova. Abbiamo predisposto un vassoio su cui sono presenti varie tipologie di torrone che voi producete. Descriviamoli partendo dai più tradizionali. Allora, abbiamo il torrone torrefatto, che è tutto con la mandorla scura, intera e spezzettata, e questo è con lo zucchero sopra e sotto, e diciamo è uno dei tradizionali per eccellenza, insieme al croccante, che è alla cannella, ed è quello che si produceva e si vendeva durante le feste alle bancarelle. Poi c'è il torrone vaniglia, che è anche ostiato, e in questo, oltre che la mandorla, c'è anche l'aggiunta di albume, sempre con mandorla e miele. E poi ci sono tutti gli altri torroni che sono derivati, diciamo, dai primi nati. Partendo dal croccante tradizionale, avete rielaborato altre due versioni, ce le descriva. E c'è il bianco al miele, che è fatto solo con la mandorla pelata, questa invece è la sgusciata, e poi c'è il mandorloso, che è nuovo, e questo invece è un misto tra il croccante e il bianco al miele, perché ha la mandorla sia pelata che sgusciata. Partendo invece dal bianco al miele, avete realizzato delle innovazioni che valorizzano prodotti locali. Per esempio, vediamo sul vassoio il ricoperto al cioccolato bianco aromatizzato al bergamotto. Ci descriva questo. Sì, questo è un croccantino al bergamotto, che è come il bianco al miele, sempre con la mandorla pelata, quindi la mandorla bianca, e poi aromatizzato al bergamotto, sempre utilizzando materie prime del luogo, fatti in modo artigianali, ed è anche ricoperto di cioccolato, sempre aromatizzato al bergamotto. Descriviamo invece ora quelli al cioccolato bianco e al cioccolato fondente. E questi sono invece il vaniglia, senza l'ostia però, che viene ricoperto sia di cioccolato bianco aromatizzato al cedro, che è questo qua bianco, e sia di cioccolato fondente, e c'è il gianduia lungo, che cambia la forma più che altro, perché se no è sempre il vaniglia ricoperto. E poi il tradizionale, questo veniva modellato a mano, ancora oggi si fa così e si incarta anche a mano, che è il topo, è sempre vaniglia ricoperto di cioccolato fondente. Questa sera ci fermiamo qui, il telegiornale torna domani alle 13.30, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo di consultare, per essere sempre aggiornati con le notizie, il sito www.tgcal24.it. Buona serata.